Benvenuti sul mio canale, bentornati. Allora, Allora. oggi faremo un video un po' particolare. È un vlog che girerò in più giorni e praticamente niente, come avrete letto dal titolo, mi vaccino. Beh, intanto sono qui in macchina perché ho un'ora di buco dal lavoro e non so che fare, quindi sono qui in macchina e approfitto per girare questo video. Oggi è mercoledì, il vaccino lo ho venerdì, quindi vedrete questo video probabilmente prossima settimana, quindi di lunedì. Vabbè, non mi interessa fare appunto campagne né pro vaccino né anti vaccino, quindi per favore non fatele neanche voi nei commenti perché vabbè, non voglio entrare in questo tema, ognuno fa quello che gli pare, punto, ciao. E comunque vi voglio semplicemente riportare la mia esperienza come, diciamo, dietro le quinte, quindi l'ansie, perché ci sono, il momento mentre lo faccio, ovviamente, vabbè, non è che mi potrò registrare, però insomma, il momento prima, il momento dopo e Grazie. tutto. Vi spiego un attimo, io farò AstraZeneca, non sono molto contenta della scelta, però vabbè, cioè non posso neanche stare ad aspettare eventuali altri vaccini perché non si sa mai se mi toccherà, cosa mi toccherà, quindi adesso mi tocca questo. Ero molto indecisa se farlo, ripeto, portami la mia esperienza. Ero molto indecisa se farlo, però alla fine. Cioè, ragazzi, è come se io avessi una scheda con scritto il mio nome, il mio cognome, ok, adesso tocca a te. Cioè, rifiutare è una responsabilità. È una responsabilità non tanto per me, per la mia salute, ma anche per la salute dei miei familiari, delle persone intorno a me. È una responsabilità perché comunque lavoro a contatto con i bambini, in continuazione, con tante altre persone. E quindi, vabbè, cioè, fino a che non c'erano i vaccini, non toccava a me. Io dicevo, ma boh, non lo so, vediamo. No, quello sì, quello no, ora vedo, ora scelgo. Però ora in questo momento, oggi, a quest'ora, c'è un foglio con scritto il mio nome, il mio cognome, tocca a te. Rifiutare, cioè, boh, no, non me la sono sentita. E niente, vabbè, anche perché mi sono trovata comunque di fronte alla scelta. Ho più paura del Covid, sia per me che per la mia famiglia, o ho più paura del vaccino? E vabbè, inevitabilmente c'è la risposta, è del Covid, ma ripeto, non tanto anche per me, ma comunque le persone che mi sono intorno, quindi le persone con cui vivo, il mio ragazzo, e tutto. Quindi vabbè, ripeto, mia scelta. Lo so che lo ripeterò tipo 1000 volte nel video, perché veramente vi prego, non voglio entrare in discorsi, sì, vaccino, no, vaccino, cioè non me ne frega niente, fate che vi pare. E niente, l'ansia c'è, ce n'è tanta, però credo che cioè, ho deciso che opterò per no, andrà bene, anche perché qui, almeno dalle mie parti, i giovani sono stati tutti male, con febbre, nausea, stanchezza, dolori muscolari, 3-4 giorni a casa tutti, e ho esperienze anche dirette di persone che hanno avuto proprio la febbre, sono state male, niente di che, però è come dire, tipo, sto andando al patibolo e vabbè, ripeto, va bene così, però l'ansia c'è e la combatterò. Essendo forte e cercando di arrivare mentalmente e fisicamente forte e prestante, e dico mentalmente perché la mente comanda il corpo, quindi niente, se ci arrivo forte, probabilmente anche il mio corpo reagirà bello forte. Comunque, ora 10 minuti devo rientrare, noi ci aggiorniamo. Allora, c'ho il morale tipo, non lo so, sotto i piedi. È giovedì sera. Giovedì sera, insomma, devo cenare. Sono quasi le 8. E domani avrei il vaccino. Perché dico avrei? Perché ho la tachicardia. Dall'ansia. Perché
Perché praticamente è venuto fuori, cioè, il giorno prima, cioè da un lato meglio il giorno prima, però il giorno prima, che praticamente hanno ritirato un lotto di vaccini di AstraZeneca perché c'è stato dei casi, insomma, gravi. E ne sono già stati dati 15.000 dosi e ne mancava poche da dare e le hanno sospese oggi. Domani mi vaccino. Allora, già sono un po' titubante su quanto sia buono, cioè non avevo deciso di farlo consapevole che non era il meglio vaccino del mondo che potessi fare, però vabbè, quello mi toccava, quello è. Però, cioè veramente, ripeto, nella mia zona tante persone sono state con febbre e tutto e questo già mi metteva ansia. Ora un conto è andare incontro a febbri, un conto è andare incontro a un bel po' di persone che, vabbè, uno o due sono morte e altre hanno avuto vari problemi gravi e cioè, madò, oddio, boh. Boh, non so che fare, vorrei che qualcuno in questo momento, non lo so, mi teletrasportasse al futuro oppure decidesse per me, ma non è così. E sono un po' titubante perché, allora, nonostante voglio credere, anche se so che è pietosa alla sanità, però rifletto e ragiono dicendo: sì, scusate, ma voi vi siete accorti, cioè che forse dice non c'è ancora correlazione con i fatti e il vaccino, però ragazzi, si sa anche che è sempre stato così su tutto, ma anche sulle cose del supermercato che vengono sospese, cioè che non ti diranno mai, ma in nessun caso, cioè anche quando fabbriche producono inquinamento, fumi producono tumori, cioè ci sono magari lotte di decenni per ottenere che sì, è vero, quella fabbrica ha causato quello, cioè nessuno lo ammette mai, la sanità in primis, quindi cioè non ci credo se poi vengono a dire no, non c'è correlazione. E poi, per carità, sono persone magari che stavano male, e boh, cioè alcune dice di no, non lo so, cioè non so che fare, non so che pensare, non so se lo farò, vi dico la verità. E però volevo registrare in questo momento, anche perché almeno mi fate un attimino di compagnia e volevo, non lo so, ragionare a voce alta magari mi portava all'illuminazione. Sicuramente leggere, vabbè, che appunto siamo in zona rossa già da un po', leggere che la situazione non migliora, anzi peggiora e tutto, mi fa ansia. Al contempo, se decido di non farlo, farlo però mi fa ansia. Quindi non lo so. Aiutatemi. Oddio, cioè, ma poi la sera prima, cioè ripeto, meglio è meglio la sera prima, però mamma mia, mamma mia, mamma mia, vado a mangiare anche se non ho fame, cioè mamma mia, zero fame, mi mangerò tipo un'insalata e un po' di frutta, vabbè, vi aggiorno. Allora, buongiorno, oggi è venerdì e sto uscendo per andare al lavoro. E sono le 10 e un quarto e allora pochi discorsi perché non sono in vena, comunque vi aggiorno che ho deciso di farlo anche se non mi piace la cosa per niente, però va bene così e magari vi spiegherò la porta. Va bene così, magari poi vi spiegherò per bene e niente, vado al lavoro. Ciao! Sono le 5 e l'appuntamento l'ho alle 5 e mezzo e niente, sono uscita dal lavoro e sono venuta direttamente qui e niente, diciamo la spavalderia del dire no, so forte, ci arrivo mentalmente forte è un po' passata, sto cercando di averla, però diciamo le brutte notizie di ieri non mi hanno fatto stare tranquilla, insomma ho visto vari paesi l'hanno proprio sospeso del tutto, AstraZeneca, quindi cioè, vabbè. Sono venuta a sapere che lunedì sarò al lavoro in contatto con una persona lievemente positiva perché l'ASL, cioè
Dà il consenso ai lievemente positivi in quanto carica virale bassa di andare a lavoro tranquillamente, a scuola, di uscire. Quindi va bene, l'ASL dà il consenso, però quindi diciamo un altro motivo in più per dire vabbè, anche se non ha effetto subito, anche se magari non ha effetto chissà quanto, cioè patetico sui fatti. Praticamente c'è scritto che ha percentuale bassa comunque di protezione, però vabbè, meglio di niente. Ah, e comunque, cioè, tanto per dire, lo so che se l'ASL dà il consenso vorrà dire che si può bla bla bla. Però, cioè, mettetevi anche un attimo nei miei panni, mi metto nei panni della persona lievemente positiva che comunque non ha giustificazioni per assentarsi perché l'ASL gli dà il consenso di poter uscire, quindi c'è cioè, anche magari questa persona, cioè, se ha il consenso di uscire, cioè, magari è un po' difficile che si autocostringa, però mettetevi anche nei miei panni o comunque nei panni delle persone come me. In situazioni come me non è neanche poi piacevole. Ragazzi, sono a casa, ho fatto, non ho voglia di vloggare, quindi ci sentiamo. Piccolo aggiornamento, sono le 9 di sera e sto bene, ho mangiato regolarmente. All'inizio ho detto tipo vabbè, mi mangio un po' di brodino, di pastina in brodo, e poi ho detto cioè, ma non sono malata, cioè sto bene, quindi e starò bene. Quindi niente, ma ho mangiato normale e adesso sto facendo un pochino di pulizie perché questa settimana proprio non ho avuto tempo. Oggi ho fatto camera e finisco di fare il bagno. Ho messo un po' di filtri, ma non bastano a nascondere lo stato pietoso in cui sono. Infatti, vi dico due parole al volo, poi ci risentiamo. Ho passato una notte d'inferno perché ho avuto la febbre a 38 e mezzo, è stata proprio male, mal di testa, tantissimi dolori, ma di punto in bianco ero tutta attiva, ho fatto le pulizie, di punto in bianco nell'arco di 20 minuti ho sentito proprio un tracollo e appunto mi è venuta la febbre. Dopo 4 ore dalla tachipirina già la riavevo e niente, sono stata proprio male. Stamattina mi sono svegliata con la febbre a 38 e mal di testa. E quindi niente, sono a letto e ci aggiorniamo. Vi faccio vedere una cosa. La mia mamma, oh, l'ho finita, poi ve le faccio vedere per bene se ricordo. Ho fatto le girelle con le gocce di cioccolato, quindi sto mangiando le girelle. Allora, piccolo aggiornamento, è domenica sera e adesso sto meglio. Ho avuto, dunque, voi siete rimasti che sono stata male venerdì notte. Venerdì mattina mi sono svegliata e avevo nuovamente la febbre a 38. Non ricordo se ve l'avevo già detto. La giornata, sono stata sempre male, mal di testa, dolori. La sera mi è tornata anche io un pochino di febbre, insomma, allora non sto molto bene, soprattutto ho la nausea che mi impedisce di mangiare, perché avendo la nausea proprio non ho voglia di mangiare e quindi mi sento debole, oltre ai dolori muscolari, però sono comunque diciamo in via di miglioramento e ok, vi ho appoggiati. E allora, diciamo che diamo una conclusione a questo video. Il fatto che sono stata male, non vuole essere un disincentivamento per coloro che non lo volevano fare, per coloro che erano indecisi, per coloro che lo volevano fare. Non vuole essere, ecco, niente di tutto ciò. È semplicemente stata la mia, esperienza. Conosco gente, tanta, che ha avuto la febbre, conosco anche qualcuno che non ha avuto niente o magari un semplice mal di testa. Purtroppo stanno aumentando anche i fatti gravi e va bene. Comunque sia, ecco, non voglio disincentivare nessuno a fare il vaccino. Diciamo che non voglio neanche dirvi no, no, andate a farlo, però ecco, diciamo che se avete la possibilità, valutate bene, di non sprecare l'opportunità, diciamo così, e informatevi bene se state bene in salute, se avete,
problemi di salute, tutti informatevi bene. Io ovviamente prima ho chiamato la mia dottoressa, ho chiesto se secondo lei potevo e dovevo farlo, quindi informatevi e ovviamente non succederà niente, andrà tutto bene. Però ecco, non perdete l'occasione, ma informatevi. E niente, noi ci aggiorneremo più avanti e non vi dico come dico sempre, spero che il video vi sia piaciuto perché, boh, va bene, diciamo che ci vediamo nel prossimo video dove magari sarò un pochino più attiva e soprattutto non in pigiama da 3 giorni.